Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di come evitare gli attacchi di fame. Prima di iniziare con l'argomento di oggi, vi chiedo per favore di ricordarvi di iscrivervi al mio canale e condividere per favore con i vostri amici i miei contenuti. Allora, attacchi di fame, molto diffusi in tutti noi, penso. Primo punto fondamentale è capire qual è la causa degli attacchi di fame, ok? Perché ovviamente avere un attacco di fame ogni tanto in una situazione particolare è del tutto normale. Se invece inizia a diventare un fenomeno che succede piuttosto di frequente, allora forse insomma c'è qualcosa che potrebbe non funzionare correttamente. Quindi consideriamo che molto spesso gli attacchi di fame sono associati allo stress, per esempio, ok? Oppure a situazioni emotive, chiamiamole particolari, difficili, come volete, che quindi ci portano a cercare conforto nel cibo, soprattutto magari nel cibo meno salutare, soprattutto sui dolci o comunque altri tipi di alimenti, non però assolutamente dietetici, insomma. Quindi in queste circostanze i consigli alimentari capite che possono essere ben poco utili, insomma. Dovete in quel caso capire qual è la fonte di stress, la fonte di preoccupazione, la fonte di disagio, eccetera, e risolverla in altro modo, insomma, in modo tale poi da avere un rapporto un po' più bilanciato con il cibo. Se invece non avete fonti di stress, siete tranquille, siete felici, ma avete queste improvvise voglie di buttarvi nella dispensa dei dolci o comunque delle cosiddette schifezzine, schifezze, allora possiamo usare degli stratagemmi, chiamiamoli, per cercare di evitare comunque in quei momenti di consumare alimenti che sono poco benefici per la nostra linea. Allora, innanzitutto una prima cosa che è bene fare è consumare i tre pasti principali della giornata e farli in modo sufficiente, quindi garantire al nostro corpo un apporto calorico sufficiente durante i tre pasti principali. Quindi magari non arriviamo a pranzo che mangiamo solo un'insalatina o un piattino di verdure solamente, ok? E poi magari dopo 2 ore abbiamo una fame stratosferica e ci buttiamo sul pacco dei biscotti. No, allora cerchiamo di consumare dei pasti completi, quindi con una porzione di proteine, di carboidrati e una fonte di grassi, magari in tutti e tre i pasti, magari carboidrati da limitare la sera in alcuni casi, però poi ovviamente è individuale, dipende dalla situazione. E soprattutto, cosa importante, il cosiddetto contorno. Su questo voglio fare una breve parentesi dicendo che appunto il contorno, quindi le verdure, vengono chiamate contorno anche se in realtà non è un termine corretto, perché quel termine indica che devono essere solo un accompagnamento alle portate principali. In realtà dovrebbero rappresentare la parte preponderante del piatto, ok? E questo è molto importante, sia ovviamente perché le verdure sono ricche di flavonoidi, di antiossidanti naturali, tutta un'altra serie di principi attivi del tutto benefici per la nostra salute. Però dall'altra parte le verdure aiutano anche a favorire il senso di sazietà, quindi non limitiamoci solo a un cucchiaino o 2 forchettate di insalata, abbondiamo, non abbiate paura di abbondare con le verdure, ovviamente mai esagerando all'estremo, perché poi altrimenti si avrà anche, può provocare gonfiore allo stomaco, gonfiore addominale, però comunque non deve essere appunto solo un contorno. Quindi questa è la prima cosa da fare, quindi consumate dei pasti sostanziosi durante i tre pasti principali. Dopodiché, se questi non sono sufficienti e arrivate sempre a metà mattina, a metà pomeriggio, che avete fame e non riuscite a tirare il passo, allora è molto importante concedervi degli spuntini. Magari iniziate con il mangiare ogni 3 ore circa, quindi uno spuntino a metà mattina, uno spuntino a metà pomeriggio, ok? Spuntini, non pasti completi, quindi potete mangiare una manciata di frutta secca, un frutto, uno yogurt, del cioccolato fondente, anche perché no, se fate dei dolci voi fatti in casa, senza il burro, magari dei dolci vegani o comunque dei dolci che sono salutari, potete benissimo consumare anche una fetta della vostra torta.
insomma, quello che un po' volete, però deve essere appunto uno spuntino. Questo è molto importante, soprattutto magari in quelle persone che stanno iniziando una nuova dieta, ok? Che quindi magari prima erano abituati a mangiare una quantità di alimenti decisamente superiore e ora con il regime dietetico arrivano a metà mattina, a metà pomeriggio, che danno i numeri per la fame che hanno. Quindi è bene in quei pazienti magari mangiare davvero ogni 3 ore circa, in modo tale da non avere mai quella fame estrema che poi ci porta a buttarci sulla prima cosa che ci capita, insomma. Altri 2 piccoli consigli che vi posso dare sono, allora, il primo riguarda la fase di masticazione. Masticate lentamente, perché dovete sapere che la sensazione di sazietà impiega un po' per comparire a livello del cervello, ok? Quindi circa una 20ina di minuti, perciò più lentamente masticate, più favorirete l'insorgere del senso di sazietà, ok? E quindi poi sarete portati a mangiare meno. E poi un'altra cosa è l'acqua, questione acqua, quindi spesso il cervello confonde la sensazione di fame con la sensazione di sete, quindi cercate di rimanere ben idratati durante il corso della giornata, bevete sempre ogni tot tempo, quindi di continuo comunque dei piccoli sorsi di acqua, e un'altra cosa è bere ogni tanto un bel bicchierone d'acqua oppure farvi una tisana, che molto spesso sarà sufficiente per placare l'attacco di fame, quando ovviamente non si tratta poi di fame vera e propria, ma magari solo di voglia di mangiare qualcosina. Altra cosa, l'ultimo consiglio forse di cui vi voglio parlare oggi, è quando magari le situazioni in cui gli attacchi di fame secondo me insorgono più spesso è soprattutto quando ci si trova a casa a studiare o a lavorare in smart working, oppure non si ha nulla da fare. In quel caso, quasi per noia o per distrazione, la prima cosa che si fa è andare a aprire il frigorifero e mangiare la prima cosa che ci capita sott'occhio, ok? Quindi prima cosa, cerchiamo in linea di massima di mantenerci sempre impegnati, e la seconda cosa è se ovviamente la vostra forza di volontà non è così forte, ok, e cadete spesso in tentazioni, agite a monte. Quindi quando andate a fare la spesa non riempite il carrello di biscotti, tortine, brioche, patatine e chi più ne ha più ne metta, ok? Non comprateli, comprate la frutta, compratevi la verdura, compratevi degli snack che siano salutari, così anche se non ci vedete più dalla fame, avete assolutamente voglia di mangiarvi quella buonissima crema di nocciole o biscotto eccetera, non ce l'avete, punto, basta, ed è risolto il problema. Quindi qua si apre tutto il grande mondo di come si fa la spesa. Ora non voglio entrare nel dettaglio, però essenzialmente, come si sa ormai, prima cosa non andare super affamati al supermercato. E poi un altro consiglio che vi posso dare, ci sono quando andate al supermercato ci sono sempre dei viali, dei corridoi che sono molto pericolosi secondo me, quindi non andateci, non entrateci neanche, saltateli, fatevi frutta, verdura, fatevi quelli in cui ci sono le cose che vi servono, tutti quegli altri delle cose superflue e che fanno solo male al vostro corpo e alla vostra linea, non entrateci nemmeno, perché se li vedete poi li comprate e poi ce li avete a casa da finire. E quindi è tutto un circolo vizioso, insomma. Quindi cercate di seguire questi consigli. Ovviamente, come sempre, non c'è un segreto a nulla, non c'è un segreto per smorzare gli attacchi di fame, così come non c'è il segreto per dimagrire. È tanto forza di volontà, e quindi la forza della nostra mente essenzialmente. Però questi consigli che vi ho dato magari vi possono aiutare a, insomma, evitare di cadere in tentazione. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che sia stato tutto chiaro. Se è stato così, mettetemi un mi piace, lasciatemi un commento, iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!